Scene di vita normale che si riaffaccia per le vie di Abidjan. Dopo mesi di stallo e 10 giorni di conflitto armato, le bancarelle dei mercati ricompaiono piene di mercanzia e anche nei supermercati diminuiscono le code e aumenta la scelta. Non c'è speculazione, ma c'è ancora molta tensione. I commercianti subiscono un crescente racket delle estorsioni, c'è ancora scarsa sicurezza per le strade e molte cose mancano, come i medicinali. Le Nazioni Unite ne hanno inviato un carico ad Abidjan. Questa è un'operazione d'emergenza per rifornire di medicinali a Abidjan, ma portiamo anche acqua, depuratori e anche materiali per far ripartire scuole e ospedali. Il governo di Ouattara ha stabilito che i dipendenti pubblici rimasti a casa durante i 10 giorni di conflitto armato dovranno tornare al lavoro domani. Le scuole invece riapriranno il 26 aprile e nel frattempo dal campo dello sconfitto Gbagbo si lanciano appelli alla riconciliazione.